Covid-19 sono 1569 i positivi di oggi in Calabria, 10 le vittime. Castrovillari ha derubato due frutterie e minacciato i dipendenti ai domiciliari, un 32enne già noto alle forze dell'ordine. Migranti, il prefetto, la tendopoli di San Ferdinando sarà smantellata, aspettiamo i fondi della regione, la situazione è esplosiva. Taurianova aveva 70.000 euro in uno scantinato, denunciata per riciclaggio una 75enne.